Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e anche in questo video vado a parlare dei nuovi giochi che sono usciti il 21 novembre per il catalogo PlayStation Classic e sono appunto gratuiti per gli utenti PlayStation Plus Premium. Si tratta di porting 1 a 1, diciamo. In questo caso da prima PlayStation, da PS1, e effettivamente Grandia è un gran giocone. Se non l'avete mai giocato, se non lo conoscete, recuperatelo, piuttosto compratelo anche, perché merita. L'unica cosa è che sono un po', per così dire, dei barboni e non ci hanno messo i trofei. Ed è un peccato perché è un gioco di ruolo davvero ottimo, con un'ambientazione steampunk che per molti versi, adesso controllo nel frattempo perché Grandia. Allora, Grandia, il primo è del 97. E anche Final Fantasy VII. Quindi entrambi vantavano questa digressione sullo steampunk, sulla fantascienza, in confronto a titoli precedenti che erano ancora molto fantasy medievali. E mi spiace appunto che non abbiano messo cose aggiuntive, perché comunque la giocabilità, la longevità è davvero ottima. Ok, voglio saltare questo, non voglio che riparta. E insomma, è vero, me ne dimentico sempre. Ah, intanto le opzioni sono solo queste, non c'è nulla di che. Come al solito, essendo appunto un porting a questo sistema di emulazione che permette il riavvolgi. Il carica e salva è molto utile perché, ad esempio, questo è un gioco di ruolo che ti permetteva di salvare solo in determinati punti, quindi non potevi abbandonare o fermare il gioco quando volevi, invece adesso puoi farlo. E poi ci sono i preset visivi, che questi poi li vediamo meglio in game, l'aspect ratio che appunto ti permette di variare un pochettino com'è la risoluzione, e quella nativa appunto ti fa il quadratino piccolissimo al centro, però le scritte sono un pochettino più leggibili, anche se devo dire, almeno per adesso, sono molto meglio di quella ad esempio di Jet Moto. Quindi qua abbiamo l'opzione cambia disco, questa non l'avevo mai vista, perché effettivamente, visto che era un titolo anche come Final Fantasy di nuova generazione con musiche veramente d'eccezione e filmati, in questo caso fatti in stile cartone animato con fondali in CGI, occupava un botto ed era più dischi. Vediamo se la versione PAL ha l'italiano, non mi sembra, non me lo ricordo. Adesso lo scopriamo insieme. Perché appunto la differenza tra il PAL e l'NTSC all'epoca della prima PlayStation era anche diciamo, i 60 e 50 Hz che davano un refresh dello schermo diverso e soprattutto per i picchiaduro, i giochi di corse, andare a 60 Hz era meglio perché avevi uno scrolling più veloce delle immagini. È un po' come gli FPS di oggi in un certo senso.
e non cambia assolutamente niente, quindi ci teniamo la versione NTSC che è un pochettino meglio. Di poco, perché in questi giochi non è che si noti più di tanto, però effettivamente è bello che ci sia la possibilità di scegliere, anche perché in giochi come Legend of Dragoon, se giochi NTSC, non hai le scritte e l'audio in italiano, perché prende direttamente la versione americana. Quindi quando hai scaricato il gioco, in realtà hai scaricato due versioni insieme, accorpate, a differenza appunto di altri giochi che non hanno questa problematica, però questo essendo solo in inglese, tanto vale mettere l'NTSC da subito. Partiamo, tanto farò vedere poco perché la problematica di questi vecchi JRPG è che molto spesso avevano un'intro lunga e facevi davvero poco, però già il fatto che partiva con il filmato in stile cartoon, appunto, era una cosa all'epoca incredibile. Ritorniamo appunto al 1997 come mentalità, e una cosa del genere era strabiliante da rimanere a bocca aperta a vedere, diciamo, un piccolo cartone animato come intro in confronto alle cose che eravamo abituati ancora con lo SNES e diciamo il Mega Drive, che avevano a malapena appunto qualche sequenza animata tra una scena e l'altra. Perciò appunto Grandi aveva anche un design molto particolare. Peccato che poi la serie sia morta in sé, che è brutto da dire, però diciamo che hanno fatto diversi giochi, come anche alcuni non li conosco, tipo per il Game Boy Color, e per il Saturn avevano fatto appunto una sorta di remastered. Addirittura esiste un grande online del 2009 che non avevo mai sentito. E poi c'è un grande HD Collection, che però è appunto dovrebbe essere già uscito nel 2019 per la Switch, ma non ne so niente, e più che altro è proprio una remastered, quindi rifatto con la grafica ripulita sia del primo che del secondo. E un po' mi spiace appunto che non abbiano fatto un lavoro così curato anche per questa versione, perché alla fin fine mi fa piacere averlo gratuitamente nel catalogo Classic, però devo dire che, visto che è un gioco secondo me molto ma molto piacevole, che meriterebbe di essere rigiocato ancora oggi, avrei preferito il porting della versione Switch con i trofei, naturalmente, perché è una cosa che mi rode dentro davvero, che non riescano a fare il porting con i trofei per i giochi che non sono Sony. Non so quale sia l'accordo strano, forse perché gli costringono a metterli gratuitamente, allora fanno la ripicca di non metterci Yes, I trofei. Fa must have been strano. closed off. Mentre invece per altri I giochi, had diciamo, that dream again. alcune versioni tipo Bastards. per Steam c'hanno magari gli obiettivi. È Merlin, strano. where are we now? Tra l'altro, It's only been a half an hour since you asked last. c'è il doppiaggio in inglese, che Wait. anche questo era il futuro per l'epoca. I Era keep una telling you. cosa mai vista But prima, there mai are no soldiers sentita nei around. vecchi giochi. You C'era should qualche know better. frase, ma Excuse me, oltre alle but the musiche, che erano enemy is veramente here. musiche, avere i filmati e It's appunto just anche il right, you just doppiaggio right. sembrava di essere nel futuro del gaming. But you E know that questo, come enemy anche is a altri very titoli, special one. presentava i pixel, Yes, scusate, i personaggi in stile arguably. pixel art, però con i fondali tridimensionali, con
con le texture, con i disegni che davano un senso anche appunto di tridimensionalità con queste rotazioni di camera che a vederle adesso fanno, diciamo, notare tutti gli scricchioli appunto delle texture e dei poligoni, però effettivamente, ripeto, per l'epoca era una cosa da rimanere con la mascella aperta perché non sapevi veramente dove guardare, c'era qualcosa di incredibile in ogni punto dello schermo che potevi fissare. E perciò mi spiace appunto che abbiano fatto questa versione che è alla fin fine abbastanza castrata. Tra l'altro vediamo un po' adesso che siamo nel momento di gioco cosa cambia tra i vari preset, perché quello moderno inscurisce tanto, infatti non lo uso quasi mai. Quello classico ricrea un po' le scanline, però è troppo luminoso. Mentre quello moderno, secondo me, l'arcade moderno, ha un misto tra scanline e colori più accesi che mi piace. E quindi di solito, appunto, per i giochi poligonali uso questo e ve lo consiglio. Questo, beh, ripeto, era fantastico vederlo all'epoca. E perciò, anche per questo, un po' come Jet Moto, non mi dispiacerebbe se continuassero, almeno il secondo. E poi, boh, vedremo. Però già avere il primo è un bel gioco di ruolo classico, però appunto, visto che l'hanno messo in questa collection, in questa versione sponsorizzata da Sony, dal PlayStation Plus, non ha i trofei, mentre se l'avessero fatto uscire, non so, a 14,99 in vendita singolarmente o magari a 30 euro la collection dell'1 e del 2 insieme, avrebbero messo i trofei. Avrebbe forse avuto anche un pochettino più di rifiniture per quello che riguarda appunto i filtri e il design, anche se devo dire che in confronto ad altri titoli è invecchiato meglio perché le scritte appunto sono molto leggibili, molto più leggibili in confronto a altri giochi, e l'effetto comunque pixelloso ci sta tantissimo perché era una cosa che per i giochi comunque con uno stile 2D rende bene ancora adesso. E effettivamente, vedete, tutti questi cambi di inquadratura rendevano il gioco davvero tridimensionale, figo. Però c'erano ancora i pixel, cioè i personaggi con gli sprite disegnati in pixel art ed erano appunto molto molto fighi. Cioè, il nostro protagonista, che è il solito ragazzino ribellino perché comunque doveva essere così i personaggi dei JRPG. Don't ever hunt for treasure in my shed again. You hear me, boy? Ouch. That awful man, he never È ever bello vedere che gran understands. parte del gioco era doppiato, era una cosa, almeno nei filmati, però. Justin! Justin! You okay? That sounded like it hurt. Oh, Sue. È un gioco secondo me che merita di essere riscoperto. Spero che poi, come hanno fatto per alcuni altri giochi, facciano una patch per metterci trofei perché merita tantissimo. Anche perché almeno per me alcune volte avere dei trofei, stimola a fare dei compiti secondari.
che altrimenti tralascerei. Poi solitamente nei JRPG non ne riesco a platinare quasi nessuno, perché hanno invece, soprattutto i designer giapponesi, delle idee di trofeo davvero allucinanti che rendono implatinabile certi giochi se non ci giochi davvero centinaia di ore extra o fai dei compiti davvero noiosi e quindi mi fanno passare la voglia. Però quando c'è quel JRPG che posso platinare senza troppi sforzi, come è stato con la Pixel Remaster di Final Fantasy, mi ha fatto piacere completare compiti secondari, tipo anche quello di aprire tutte le ceste, che invece non avrei mai fatto se non ci fosse stato il trofeo. Però comunque vivo in quel caso il gioco al meglio. Qua si può vivere tranquillamente in gioco senza grossi problemi, perché comunque, ripeto, è un titolo che vale tantissimo, e con il fatto che puoi salvare quando vuoi e volendo con il riavvolgi, se magari perdi qualche battaglia, puoi anche evitare l'errore senza dover ricaricare, è piacevole. Qua appunto vediamo anche gli artwork che sono carini dei personaggi, mi piace molto. Peccato che alcuni sono scontornati un po' male perché hanno il quadrato, hanno i limiti quadrati, non è come quelli ad esempio già della PlayStation 2 che avevano tutta l'immagine fatta apposta per il dialogo, quindi avevi la sagoma del personaggio. Quindi qua devo capire come passare. La banda di ragazzini che non mi vuole far passare. Vediamo se scatta un combattimento. Ma invece no. Vediamo anche le varie cose degli equip, dei personaggi, cos'hanno. Il menu davvero, davvero difficile da leggere. Tutto compattato, però comunque, ripeto, a livello di visualizzazione è molto meno, è molto meglio in realtà di quello che mi aspettavo, perché le scritte sono leggibili sia quando dialogano che nei menu. Invece ci sono alcuni porting, ad esempio anche quelli della PSP di certi giochi che ho recensito qua, o meglio, ne ho parlato perché non sono recensioni, sono prime impressioni, e effettivamente si vede tantissimo che potevano essere fatte meglio e sono quasi illeggibili. Qua dobbiamo imparare poi le varie mosse, cioè aveva un sistema di gioco particolare che ricordo poco, però appunto come dire, The Guns House, avevi la bussola per orientarti, quindi scoprire. Ok, quindi dobbiamo trovare. Adesso si sta giocando, però che bello che c'è il fuoco acceso, c'è il vapore della stufa, dà un senso di casa, una casa come al solito che non ha tipo un bagno o una camera da letto, quindi loro, boh, poi dormono per terra, però era tipico di molti JRPG avere una sola location, un solo, diciamo, ambiente. In questo caso sarebbe la cucina, però non ha molto senso che non abbiano altre stanze, altre porte. Poi possiamo ruotare la visuale un po' a scatti, perché si fa con i tasti dorsali. Ah no, anche con la levetta, e con la levetta è molto più fluido.
E quindi, diciamo, adesso il gioco parte con questa missione molto bambinesca e poi ci porterà agli eventi che si ricollegano con il prologo che abbiamo visto, e quindi diventerà un pochettino più serio. Facciamo il salva con appunto il sistema, per così dire, nuovo, poi le opzioni non c'è altro. E mi sa che non posso uscire al menu principale. È una di quelle cose in cui devi chiudere e basta. Quindi direi che il video lo fermo qui, anche perché adesso c'è tutta questa quest seminarrativa molto introduttiva. Poi il gioco, prima che prenda piede, ci vorrà un bel po'. Però già adesso posso dire che mi piace ancora un sacco. Anzi, i JRPG di questo stile, appunto, che avevano ancora un'anima 2D, soprattutto con mi piace il fatto, ad esempio, che vedi personaggi, e non so se lo notate, ma le ombre sono reali. È una cosa anche questa che all'epoca era il futuro. C'erano ancora molti giochi, anche su PlayStation 2, che avevano le ombre tonde, tanto per fare l'ombra. Qua invece l'ombra addirittura cambia un minimo a seconda appunto dell'angolazione. Figo. E anche per i personaggi secondari c'era l'ombra che era semirealistica. Le musiche per adesso sono abbastanza classiche, ma non mi sembra avesse cose incredibili. Decisamente in confronto a Final Fantasy o Dragon Quest erano inferiori, però diciamo che il gioco in sé è molto valido, ha un sacco di dettagli incredibili che ancora adesso vedi lì, il fumo che esce dal tombino, comunque ci sono un sacco di case in cui puoi entrare. Perché era uno di quelli classici giochi in cui entravi nelle case delle persone e se potevi gli rubavi le cose. Qua in realtà è bello che puoi interagire un minimo con certi oggetti e si muovono. E anche questo, ripeto, è una cosa che non è data per scontata. Anzi, se prendete molti di quei JRPG finto old school, tipo quelli della Kemco, o tanti di quei giochini della Rata, che pubblica la Rata Laika, dettagli come questi ve li scordate. Eppure sono giochi fatti negli ultimi anni, con tecnologie che sono decisamente all'avanguardia in confronto a quelle utilizzate per questo titolo, eppure qua ci mettevano l'anima per fare qualcosa di davvero nuovo, di davvero valido, e si vede. Infatti, dopo più di 20 anni, dopo 25 anni ormai, perché è del 97, è un titolo davvero ottimo, ancora adesso godibilissimo, piacevole. Perciò ve lo consiglio da giocare, è sicuramente uno di quei JRPG che, se non avete mai giocato, è da recuperare assolutamente. Mi spiace infatti che non l'abbiano, diciamo, migliorato a dovere, che non ci abbiano messo i trofei, che non abbiano messo un paio di filtri in più, però rimane comunque giocabilissimo, perché ripeto, titoli come questo invecchiano molto meglio dei giochi action o dei giochi tridimensionali di prima generazione. Quindi ancora molto, ma molto godibile. Perciò io direi che non ho nient'altro da dire, anche perché adesso appunto farvi vedere tutta questa parte è abbastanza noiosa, abbastanza lunga, però il gioco poi pian piano ingrana e diventa molto ma molto valido. Quindi ve lo consiglio. Detto ciò, quindi io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto.
e a commentare, dire la vostra su cosa ne pensate di Grandia, se l'avete mai giocato prima, se conoscete appunto questa saga che ormai purtroppo è finita nel dimenticatoio, ma che comunque diciamo che per gli appassionati, per uno zoccolo duro degli amanti dei JRPG, è comunque molto valida e è un piacevole ricordo. Perciò quindi, ripeto, io sono davvero felicissimo che l'abbiano fatto, anche se in queste condizioni, e almeno più che altro con l'abbonamento premium è gratuito, quindi ci sta. Perciò io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.